Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Apiblioxal. A cosa serve? Apiblioxal è un medicinale veterinario a base del principio attivo acido ossalico bidrato, appartenente alla categoria degli antiparassitari e nello specifico acidi organici. È commercializzato in Italia dall'azienda Chemicals Life. Apiblioxal può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chemicals Life. Concessionario: Chemicals Life. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Principio attivo: acido ossalico bidrato. Gruppo terapeutico: antiparassitari. Forma farmaceutica: polveri orali. Confezioni: Apiblioxal 886 mg/g, polvere solubile per Apibusta 175 g. Apiblioxal 886 mg/g, polvere solubile per Apibusta 35 g. Apiblioxal 886 mg/g, polvere solubile per Apibusta 350 g. Principio attivo: 100 g uguale acido ossalico bidrato 88,60 g. Indicazioni: trattamento della varroosi, Varroa destructor, parassita di Apis mellifera. Posologia: per gocciolamento. Aprire la confezione e scioglierne completamente il contenuto nel quantitativo indicato di sciroppo, acqua e saccarosio in rapporto 1:1, busta da 35 g. Sciogliere in 500 ml di sciroppo. Busta da 175 g. Sciogliere in 2,5 litri di sciroppo. Busta da 350 g. Sciogliere in 5 litri di sciroppo. Il trattamento deve essere eseguito in unica somministrazione, gocciolando con una siringa la soluzione sui favi, trasversalmente alla loro direzione, alla dose di 5 ml per favo occupato dalle api. Per sublimazione: utilizzare un apparecchio per sublimazione a resistenza elettrica. Versare 2-3 g di Apiblioxal nell'apparecchio sublimatore spento. Introdurre l'apparecchio profondamente attraverso l'apertura di volo, evitando il contatto con i favi. Sigillare per evitare la fuoriuscita delle api e dei fumi. Alimentare l'apparecchio rispettando le indicazioni del produttore per 3 minuti e ripristinare l'apertura di volo non prima di altri 10 minuti. Dopo ogni utilizzo raffreddare e ripulire l'apparecchio da ogni eventuale residuo, max 6% circa 0,140 g. Come liquido per il raffreddamento e barra o la pulizia utilizzare acqua potabile. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.